impossibilitata ad essere presente causa vecchiaia. L'amicizia creativa. Come dobbiamo ricordare questo poeta, come è sempre stato, come un gran dilettante, sic dixit Balestrini. E io che l'ho studiato affettuosamente, voglio dire che è vero, ma nel senso che Costa ci ha sicuramente dilettato più di Balestrini, in quanto era curioso e leggero e festoso e voglioso di giocare con tutti quelli che gli capitavano a tiro. Balestrini non sempre. Mai. Quando Corrado conosceva qualcuno, pareva che si chiedesse: che gioco posso fare con quello lì? E la risposta dipendeva da quello che sapeva o voleva fare l'altro. Non importa cosa, perché lo stuzzicava l'idea di interagire e di mettersi al suo livello, quale che fosse. Una prova l'ha data con Emilio Villa, poeta enorme. Aveva studiato il sumero, l'ebraico, l'aramaico, il greco, il latino di Cicerone e quello della Chiesa, lo spagnolo, l'inglese e il francese antico. Dava l'impressione di cercare oracoli dentro la sua stessa scrittura. Ebbene, Costa era capace di giocare con lui. Si sono talmente impastati nel gioco, realizzando insieme il Minotauro, Frenodiade coitu mirabili, dove non si distingueva l'apporto dell'uno e dell'altro. Villa scrisse: se trovate qui nei paraggi Corrado Costa, ditegli che si dice così. La distanza dalla parola è l'unica distanza possibile e presumibile ragionevolmente. Ma questa è una citazione delle più semplici. Lo svizzero Zen Franco Beltrametti ci ha lasciato un libro degli Inks. Viene sospetto che l'idea sia venuta dal quaderno che l'amico Corrado alle elementari aveva riempito di rime in X e che gli fruttò la punizione della maestra. Beltrametti lo mise in contatto con l'avventurosa coppia poetica John Jarrita degli Esposti, con cui partecipò a vari reading in Olanda e a Venezia. Colpiva in quelle occasioni, più pregnante della parola, la sua invenzione di fare silenzio, magari con uno schiocco di dita o facendo tacere i passanti rumoreggianti. Il silenzio si poteva fare ed ascoltare. Gian Antonio Pozzi pubblicava allora una piccola rivista intitolata Punto Interrogativo, forse già è più noto come autore di un romanzo a puntate intitolato P. Ai bei tempi le riviste erano il modo più solido per fare rete. Vi si legge un intervento di Costa che fa: il colore della luna maschio è azzurro, il colore della luna femmina è come azzurro. Un modo per interagire che gli piaceva molto era anche quello di scrivere presentazioni che diventavano perle e piccoli poemi. Per l'artista Margaret Raspè, le lucciole si esprimono con monosillabi di luce. Per conversare con le lucciole si devono spezzare le parole in piccoli suoni minuti, trascurando le vocali. Philip Corner è un musicista newyorkese Fluxus che appare su internet. Appare come Filippo Angolo, allievo di Giovanni Gabbia, cioè di John Cage. Frequentava a Cabriago, vicino a Milano, la pari e dispari di Rosanna Chiesi. Al suo arrivo Corrado è salito su un tavolo e gli ha declamato il poemetto di benvenuto La coperta dell'America. La loro amicizia ha prodotto, tra l'altro, anche un suggestivo manoscritto con traduzione a mano dell'Arcello uccide il fiume. Giovanni D'Agostino era un artista di poche parole. Corrado ne aveva in abbondanza.
stanza, per cui si intendevano molto bene. Nelle performance Corrado declamava e Giovanni dipingeva, cercando con ostinazione un'espressione fuori dai significati, una cosa difficilissima. Insieme giocavano anche col fuoco, dando senso alle bruciature di sigaretta che potevano facilmente diventare una gatta sul tetto che sconta. L'erba copriva l'ossatura del quaternario siderurgico, eccetera. È un verso dello straordinario Giorgio Celli, poeta, professore, tuttologo bolognese del gruppo 63, originale e curioso. Tra loro erano sempre fuochi d'artificio. Costa gli scrisse una lettera che non ho avuto il tempo di spedire, disse, e li postò dentro l'introduzione del suo Inferno provvisorio. Con Giovanni Rubino progettò una preghiera per l'apparizione perenne delle Madonne, entità a sé stanti, capaci dunque di apparire e farsi visita l'una all'altra all'infinito. Divertentissima la crepa disegnata da proiettare sulla facciata della chiesa di Santo Spirito a Firenze per l'amico Mario Mariotti, quello che insegnava a una palla a non rimbalzare. Con i testi compatti di Adriano Spatola era difficile interloquire e allora Costa li commentava graficamente, in modo esplosivo e debordante, con figure che si comportavano male, pestavano i pugni. Idem faceva con Hewlett di William Blake, perché i poeti, tra loro, sono contemporanei. Con Rosanna Chiesi ideò i casalinghi, bassorilievi collage di gusto morandiano. Aveva un estro pittorico, ma andava sul leggero, servendosi dei manifesti macerati sui muri, un delizioso rosa azzurrino salavato, pieno di lettere defunte. A Luciano Bertoli, che invece faceva quadri ormeggiati con catena e palla al piede, diceva: «Se avessi la tua forza sarei un grande pittore». Insieme progettarono un grande uovo che precludeva l'accesso di una via del centro città. Mai realizzato. Peccato. Peccato anche che a un certo punto io mi debba fermare. Però c'è sempre il mio libro, pieno di aneddoti, di interpretazioni, di indicazioni bibliografiche. È intitolato Poesia oscura compresa, leggere Corrado Costa. Il titolo Rebus si riferisce a una presa elettrica compresa nel quadro di un bel casalingo che mi tengo in cucina e che è servito per la copertina del libro. Giuro che non è noioso, a me è piaciuto molto. L'introduzione è intitolata Paralipomeni fritti, tanto per dire. Vi abbraccio.